Gordon Cooper, astronauta americano, è come tutti i suoi colleghi vincolato al segreto. Ha tuttavia dichiarato per iscritto di aver visto un UFO scendere su di una base militare americana. Per Cooper era certamente di origine extraterrestre. Parla invece di una sua osservazione durante una missione spaziale l'astronauta sovietico Kovalyonov. Noi insieme cerchiamo di spiegare questi fenomeni come, diciamo così, a modo di плазмоїда. Спігаємо come плазмоїда. Io devo riconoscere che феномена non aveva origine artificiale. È un oggetto forse di sostanza organica, quando si dice mistero. Ma c'è dell'altro. Numerose spedizioni americane e sovietiche hanno esplorato il pianeta rosso, Marte. La sua superficie tormentata fa pensare a gigantesche erosioni da parte di fiumi. Secondo lo studioso americano Richard Hoagland, la NASA scattò numerose fotografie straordinarie mai rese pubbliche. Sono fotografie di un enorme volto e di tre piramidi. Testimonianze del passato? Collegandole con una linea, si ottiene, secondo Hoagland, un triangolo uguale a quello che collega in Egitto la Sfinge e le piramidi ad essa vicine. Furono dunque costruite dalla stessa mano? Ma le fotografie non saranno solo il risultato di elaborazioni al computer? No, per molti specialisti sono vere. Da notare che tutte le successive spedizioni su Marte sono finite in un disastro. La sonda sovietica Phobos, dal nome di un corpo vicino a Marte, che sembra essere stranamente vuoto all'interno, lanciò a terra queste immagini di uno strano sigaro prima di tacere per sempre all'improvviso. Fu colpita e distrutta? Queste sono altre immagini scattate su Marte, testimonianze di vite passate. E queste linee così precise, come non pensare a quelle di Nazca in Perù che vediamo ora? Ma perché tuttora il segreto? All'origine, nel 1947, fu certamente per evitare il ripetersi di ciò che successe nel 1938 quando Orson Welles, durante un radiodramma, annunciò «Sono sbarcati i marziani». Migliaia di persone terrorizzate fuggirono dalle città. Poi, altro motivo, non si poteva ammettere che gli UFO potessero violare tutti i sistemi di difesa. Inoltre, vi era un fortissimo interesse militare a trarne un vantaggio tecnologico sia negli Stati Uniti e alleati, sia nell'Unione Sovietica. Ma vi era coscienza del problema. Il segretario generale dell'ONU, Utant, nel 1967, disse al New York Post che il tema più urgente dopo il Vietnam era quello degli UFO. Ci furono iniziative ONU. Una specifica commissione sul tema UFO fu bloccata dagli Stati Uniti nel 1978. Anche un'iniziativa importante, quella di inviare segnali nello spazio e di captarne eventuali messaggi in arrivo, il progetto SETI, ebbe brevissima vita per il taglio dei fondi pubblici. Il progetto prosegue su base privata e pare che qualche risultato ci sia. È il progetto Phoenix.
Il SETI ha anche pubblicato studi importantissimi sull'effetto dell'incontro con altre civiltà. Si vuole evitare che si ripeta il dramma delle popolazioni del Sud America al tempo dei conquistadores. Sono già stati studiati in dettaglio piani di azione per procedere in modo razionale, per prevenire contraccolpi pericolosi di tipo politico, sociale, culturale e religioso. L'opinione pubblica americana ha più volte chiesto alla Casa Bianca che si dica la verità sugli UFO. Da notare che il 53% degli americani crede all'origine extraterrestre degli UFO e che il 29% è certa della realtà dei contatti tra extraterrestri e governo. Da qualche tempo gli stessi veterani hanno preso l'iniziativa. Tra loro l'ex sergente maggiore presso la NATO Robert Dean e l'astronauta Gordon Cooper. Chiedono che i testimoni militari, e non solo americani, siano liberati dal segreto. Coordinatore dell'iniziativa internazionale e ai più alti livelli è il medico Stephen Greer. Perché dunque oggi è ancora il segreto dopo quasi 50 anni? Credo che la questione della segretezza stia ora ruotando attorno a tre punti. Primo punto, è stata istituzionalizzata. Secondo, hanno speso 50 anni a negare l'evidenza. Terzo, e questo è il punto cruciale, è che la tecnologia, la meccanica di queste astronavi extraterrestri è talmente avanzata che alcuni gruppi privati che si stanno occupando delle ricerche su di esse, le società private denominate il complesso industriale militare, non ne vogliono perdere il controllo. Perché? Beh, si tratta del potere. Si tratta del potere finanziario ed energetico. Stiamo parlando di tecnologie che farebbero apparire obsolete le nostre attuali centrali elettriche. Combustibili come il petrolio non sarebbero più necessari. Il gas non sarebbe necessario. Anche le centrali atomiche sarebbero obsolete. È questo il tipo di tecnologia di cui stiamo parlando, la tecnologia degli extraterrestri. Loro non usano petrolio, non utilizzano l'energia nucleare, usano 0.0 di energia, usano un sistema di energia libera estremamente avanzato e completamente operativo. Per questo le società che controllano tutto questo vogliono mantenere il segreto, non tanto per paura della guerra fredda, che è finita, ma per avere e mantenere il controllo su questa tecnologia rivoluzionaria. Se così fosse, l'uomo potrebbe disporre delle tecnologie necessarie per proteggere il pianeta azzurro dalla catastrofe ecologica, per garantirne il futuro. Certo, le nuove tecnologie provocherebbero una rivoluzione economica, politica, sociale e culturale che occorrerà controllare. E il contatto con civiltà extraterrestri forse ci renderà migliori, più umili. Forse una nuova avventura dell'umanità è alle porte, una nuova sfida alla libertà, responsabilità e tolleranza dell'uomo.